Ce l'ho fatta. Buongiorno. Cari iscritti e iscritte a questo canale. Dunque, siamo a 2 maggio. Questo che vedete in questo momento è il supermercato che c'è di fronte a casa mia. Ora, probabilmente per la distanza non riuscite a vedere bene, ma stanno indossando ancora tutti le mascherine. Allora, la mia, diciamo, disobbedienza civile personale da 70 giorni, perché 70, consiste proprio nel non mettere la mascherina. Dovete però comprendere questo, che questa mia disobbedienza civile è nata proprio provocata da quel supermercato che vedete in queste immagini. Quel supermercato, in maniera del tutto arbitraria, seppur lecita, perché ovviamente nessuna legge impedisce alla direzione di quel supermercato di scegliere diversamente, a un certo punto ha deciso che non si poteva entrare dentro a quel supermercato senza mascherine e guanti. Il giorno prima che venisse esposto il cartello con l'obbligo di mascherine e guanti, questa decisione mi viene comunicata da una delle addette, che chiameremo X. Mentre stavo facendo la spesa, una bella lunga spesa, qui tenete presente che io in quel supermercato da quasi 2 decenni ho lasciato una media di 300-400 euro al mese. Mi viene comunicato, mentre io sono lì che passo il termine, che per il mio bene mi sarebbe stata chiesta la mascherina e i guanti. A questa addetta, che ripeto chiamo X per rispettare la tua privacy, io ho risposto: stai scherzando? Stai scherzando? Tu pensi che io, che ho 56 anni, non so che cos'è per il mio bene e che cosa no? Guarda, e per affrontare questo virus l'unica mascherina utile sarebbe una NBC, nucleare batteriologico chimica. No, questi pezzi di carta per cui dovendo dire. La risposta è stata: ma lo facciamo per il vostro bene. No, ho detto io, tu non lo stai facendo per il mio bene, forse, probabilmente forse lo stai facendo per il tuo, ma gli altri poi ci possono contagiare. Ecco, gli ho detto, e questo è il punto, non hai il diritto di far passare per un tore chi non è d'accordo a mettere la mascherina. Ho preso 3 cose in croce, sono uscita e dentro non mi hanno più visto. Sono passati i giorni, le settimane, oggi è 2 maggio, non mi hanno più visto lì dentro. Vado a comprare altrove. Perché? Perché ho diritto di andare da un panettiere, da un pescivendolo, da un macellaio, da un tabaccaio, da un fruttivendolo. Non è che sono obbligata per forza a intossicarmi con il cibo che viene venduto lì dentro, chimico e impacchettato. Oggi è una giornata calma, come vedete. Di solito ci sono decine di persone che arrivano fin dentro la proprietà privata. Se guardate sulla rete nel giardino di fronte, lì c'è un cartello che non si vede bene con la telecamera, ma che è tutto proprietà privata. Quindi noi abbiamo la compassione di accogliere queste persone che ci passeggiano nella proprietà privata, guardandoci anche dentro casa, e conservate la finestra, la vedete. Cioè, io se volessi tirare in mutande in casa mia, non posso, devo tirare le tende perché c'è sempre qualcuno lì dal supermercato, tutti i santi giorni, che arrivano praticamente quasi dentro casa. Ma tolleriamo questo, tolleriamo con compassione che le persone devono andare a fare. Beh, io ho da allora deciso
di portare avanti la mia battaglia senza la mascherina. Attenzione, questo supermercato è stato il primo a dire obblighiamo i clienti a mascherine e guanti. Gli altri negozi non lo facevano. Dopo che l'hanno fatto loro, altri si sono accodati. Ci sono i panettieri più su, poi ci si è messa la batteria, poi il tabaccaio. E Nahi, non mi vedono più, No, è più faticoso andare in giro a cercare di comprare dove non ti chiedono la mascherina, ma non è impossibile perché dove vivo, esattamente dove vivo, altre alternative le ho. Detto questo, ritiriamo la telecamera. Oh, qua, chiamoci un po' qui. Qui. Ciao. Namaste. Allora, adesso chiudo un attimo la finestra perché mi danno fastidio. Dunque, iscritti, c'è una cosa importante che vi devo dire. Prima di tutto grazie, siete una moltitudine per me. Adesso spostiamo il filo. Siete una moltitudine per me. Siete una moltitudine. Io credo che siate 66, tipo. Comunque, devo lasciarvi un'informazione molto importante e positiva. Il professor Giuseppe De Donno, presso l'ospedale di Mantova, reparto terapia intensiva, un intensivista, in maniera sperimentale ha avviato e concluso un protocollo che prevede la cura del Covid-19 con il plasma di coloro che infettati, poi guariti, viene trasfuso agli altri ammalati. Ha funzionato! Questa è la bellissima notizia che voglio cercate di diffondere il più possibile. Io sotto questo video vi metto il link dove viene intervistato questo dottore. Considerate che questo è il mio regalo per voi, perché dovrebbero bastarvi semplicemente le tag che vi do. Guardate il labiale, Giuseppe De Donno, ospedale di Mantova, plasma. Cioè, cercate queste cose con Google o su YouTube, potreste ancora trovare qualche video prima che ce lo cancellano. Questo meraviglioso dottore, questa persona, possa l'Adi Parashakti benedirti, dottore. Grazie, mi fai sentire orgogliosa di essere italiana. Ebbene, lui, utilizzando il plasma, e cioè il sangue di coloro che sono guariti, guarisce le altre persone. Allora, la storia più bella che ha raccontato e che a me è piaciuta tanto è quella di quella ragazza, una mamma incinta, si ammala, finisce lì. Lui prova le trasfusioni, dopo 2 ore cominciava ad stare meglio, aveva meno febbre, dopo 4 ore non tossiva più, dopo 2 giorni è stata dimessa e gli è nata una bellissima bambina. Ecco, questa è l'Italia che mi piace. Quindi, divulgate per favore. Io procederò a far sapere questa cosa anche agli altri miei contatti. Ne ho diversi. In ogni continente. Basta cercarseli. Cercare è trovare. E in definitiva è trovare se stessi. D'accordo? Pensate che bello. Le parole del dottor De Donno sono state: il popolo salva il popolo con un gesto di solidarietà, donando il proprio sangue a costo zero. La cura del professor De Donno non è niente di nuovo, non è qualche nuova scoperta scientifica, no, è stata utilizzata nel 1918-19 per guarire dalla spagnola,
che stava decimando l'Europa dopo che già l'Europa era stata decimata dalla Prima Guerra Mondiale. Ha già 100 anni questa cura. È ampiamente documentata e supportata da migliaia di ricerche scientifiche pubblicate. In Italia, questo tipo, badate bene, sperimentazione, ma come si fa a chiamare sperimentazione una cosa che è valida da 100 anni? Questa sperimentazione è andata avanti solo presso il dottor De Donno di Mantova e presso l'ospedale di Pavia, di cui ancora in questo momento non ho né nomi né riferimenti, ma non ha nessunissima importanza. Oltre a questi due ospedali, ce ne sono altri 48 sparsi per il mondo. Che cosa aspetta il ministro della Salute Speranza, a informare la popolazione? Forse perché questa cura è a costo zero. Forse perché per questa cura non c'è bisogno di far guadagnare le multinazionali del farmaco inventandosi dei vaccini? Punto di domanda. A voi la risposta. Quindi concludo dicendovi questo. Me, Cristina, continuerò la mia disobbedienza civile senza la mascherina. Non azzardatevi a usare anche voi questo tipo di disobbedienza, perché per attuare questo tipo di disobbedienza devi essere assolutamente centrato, non manipolabile. Devi saper resistere agli sguardi, devi saper rispondere agli sguardi, devi sapere rispondere a qualunque tipo di giudizio venga espresso in maniera verbale o anaverbale. Vi do questo piccolo suggerimento sul quale riflettere. Che cosa sono i giudizi? I giudizi sono una delle cose che abbiamo imparato per primo da bambini, no? Ah, non so, a voi non ve l'hanno mai detto i vostri genitori, metti giudizio! Giudizio, giudizio, ti martellano tanto che tu impari solo a giudicare, appunto, è l'ultima cosa che probabilmente ci serve. Ebbene, io sono giunta alla conclusione che il giudizio è un po' come una necessità fisiologica impellente di cui non puoi fare a meno. È un po' come scorreggiare. Se scorreggi, scorreggi, se ti scappa, ti scappa. E difatti ci sono tre livelli diversi di giudizio. C'è il loft, il cataloft e il petri. Cominciamo dall'ultimo. Il giudizio Petrick è come la scorreggia, che non fa rumore e non fa puzza. Poi abbiamo il loft, che è la scorreggia, che fa rumore ma non fa puzza. E poi c'è la cataloft, la scorreggia che fa rumore e puzza. I giudizi sono la stessa cosa, guardate. Con questa ferma convinzione risoluta, io intendo andare avanti e non indossare la mascherina. Perché, come dissi a quell'addetta del supermercato, le dissi: mi conosci bene, mi conosci da anni e anni, sai che sono una persona autentica, sai che dico pane al pane, vino al vino, sì quando è sì. No, quando è no, non so quando è non so. Non ho mai indossato una maschera, sono una persona autentica e quindi non la metterò neanche questa volta. Auguro a tutti voi buona vita, buona salute e l'ottimismo che mi è stato trasmesso dal dottor De Donno. Spero che si espanda. Non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo, che come una grande onda, spazzi via questo teatro dell'assurdo che abbiamo vissuto fino ad oggi. Con profondo rispetto. Namaste.